che cominciamo. Grazie a tutti qui e grazie soprattutto ad Antonio, che ovviamente recuperiamo quello che doveva essere un incontro in persona qui a Trento, e purtroppo insomma non posso usare la frase profeta in patria, perché avremmo dovuto averti qui a Trento, essendo tu trentino, invece ti abbiamo in video da Firenze nel tuo buon ritiro, o una versione tipo boccaccesca quasi di ritirato sulle colline sopra Firenze. E ti presento brevemente, perché come è costume della Tavola Ovale non abbiamo grandi cerimoniali, non come i tatti, lo faccio in maniera molto informale, e no, ti ringrazio anche soprattutto per aver aderito allo spirito un po' spirito originario, devo dire, della Tavola Ovale, che era quello di presentare ricerche in corso, progetti non ancora del tutto, diciamo, perfettamente confezionati, per cui grazie per questo. E allora, Antonio Chemotti, per chi non lo conoscesse, ha studiato musicologia, credo, all'Università di Pavia, poi ha fatto un dottorato a Monaco, Ludwig Maximilian, e poi è stato anche postdoc in un progetto che era, che è terminato, credo, Sound Memories, terminato l'anno scorso, ed è, o meglio dovrebbe essere, in teoria ricercatore presso l'Istituto Institute of Art of the Polish Academy of Science, probabilmente è un nome polacco che vi risparmio, ed è ora appunto, come dicevo e vi ricordavo, nel fellow presso Villa Itatti, Harvard Center of Renaissance Studies a Firenze, Settignano, Fiesole, insomma, nel confine tra tre comuni. E niente, Antonio, scherzavamo prima, si è occupato ultimamente di un tema che non è allegrissimo, ma appunto la musica per i defunti o per le esequie più o meno solenni, ma vi assicuro che si occupa anche di cose un po' più divertenti. Io l'ho conosciuto tempo fa, un paio d'anni fa, all'inaugurazione di una mostra sulla stampa luterana, ancora qui qualche Lutero per via, dove era riuscito a mettere o a rileggere in chiave jazz contemporaneo alcune melodie luterane, ed è stato insomma un evento piuttosto divertente, per cui al di là del tema ricerca un po' lugubre, è persona insomma di interessi vari. Io ti lascerei direttamente la parola, il tema di oggi, sai già quello che devi fare, è una mezz'oretta anche della musica da ascoltarci, con qualità, insomma, speriamo, discreta, se no, insomma, darai riferimenti per chi vuole approfondire. E poi facciamo, per chi vuole, insomma, ci fermiamo a fare due chiacchiere o in chat o de visu, per chi si vuole fermare 5 minuti in più dopo. Antonio, vai pure. Perfetto, grazie. Grazie dell'invito, grazie Massimo dell'introduzione. Se ci sono problemi di connessione, fermatemi. E direi che posso condividere subito il mio schermo. Condivido. Eccomi. Mi sentite, mi vedete perfettamente? Sì. Perfetto, grazie. Allora, prima di cominciare, concedetemi una brevissima premessa terminologica. Nell'epoca di cui ci occupiamo oggi, l'Italia post-tridentina, la liturgia solenne era sempre cantata, ma diverse forme di canto venivano usate. La più comune era il cosiddetto canto gregoriano, una forma tradizionale di canto cristiano liturgico prevalentemente monodico, ovvero costituito da una sola linea melodica. Le fonti di cui mi occupo lo definiscono più spesso canto piano. Il termine musica, invece, è riservato unicamente per la musica polifonica, ovvero musica costituita da diverse linee melodiche che risuonano contemporaneamente. Oggi userò il termine musica o polifonia appunto per indicare musica polifonica, vocale e o strumentale, mentre farò riferimento al canto liturgico monodico con il termine canto piano, giusto per capire quali sono i due universi sonori di cui parlerò oggi. Posso quindi cominciare con la mia presentazione.
L'11 aprile 1578, Giovanna d'Austria, granduchessa di Toscana, muore di parto a Firenze. Le esequie solenni vengono organizzate, come era consuetudine, per il settimo giorno dopo la morte, il 18 aprile, e per l'occasione viene eseguita una messa da requiem polifonica. Tra i cittadini comuni che assistono all'evento c'è anche il nipote di Niccolò Machiavelli, Giuliano De Ricci, un aspirante letterato che descrive le esequie per Giovanna d'Austria nella sua cronaca di Firenze. De Ricci elenca, nel dettaglio, i dignitari che le celebrano il rito, descrive le decorazioni e il catafalco, e della messa da requiem scrive semplicemente che, e cito, si cantò la messa solennissima con musiche meste e suoni d'organi mestissimi. Questo breve passo suggerisce che fu principalmente il contenuto affettivo della musica ad attrarre l'attenzione di De Ricci. Ma la goffa ripetizione dell'aggettivo mesto rivela anche la sua incapacità di elaborare ulteriormente le impressioni ricavate dall'esperienza musicale. D'altronde, non pare che De Ricci abbia avuto alcuna educazione musicale, e la brevità nonché genericità del suo commento sono la norma più che l'eccezione nei discorsi sulla musica da parte di non professionisti nell'Italia dell'età moderna, cosa che ha frustrato, come immaginerete, generazioni di musicologi, sempre alla ricerca di informazioni precise e dettagliate. Una approfondita comprensione dell'apparato musicale delle esequie solenni parrebbe dunque poter derivare esclusivamente dalle peraltro numerosissime partiture che si sono conservate fino ad oggi e che vengono studiate da musicologi e spesso eseguite da ensemble specializzati. Ascoltiamo assieme un esempio caratteristico dalla messa da requiem di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Vedete sulla slide l'esecuzione che potete trovare anche su Spotify, la qualità non è eccelsa tramite Google Meet, ma proviamo comunque. Questa messa da requiem fu pubblicata nel 1591, quando l'autore era maestro di cappella di San Pietro a Roma. Si tratta di una messa molto importante, eseguita anche nel corso del Seicento, che dal punto di vista stilistico presenta numerose caratteristiche tipiche della musica per la liturgia dei defunti. Non intendo entrare in dettagli analitici oggi, ma penso che sarete tutti d'accordo che questa musica sembra, almeno per le nostre orecchie, assai lontana dal pathos delle messe da requiem che conosciamo da periodi successivi. Pensiamo alla drammaticità del notissimo requiem di Mozart, ad esempio. Lontana anche dall'intensa espressività del madrigale di fine Cinquecento. Per questa ragione, il potenziale affettivo della musica per la liturgia dei defunti è stato largamente ignorato dai musicologi, che hanno insistito piuttosto sul suo equilibrio stilistico e sull'uso di arcaiche tecniche compositive di cui, se volete, potremo parlare durante la discussione. Focalizzandosi sull'analisi delle tecniche compositive, tuttavia, la storiografia musicale ha riconosciuto centralità solamente all'atto compositivo, obliterando completamente sia l'esecuzione, che può influenzare grandemente, come ovvio, il risultato sonoro, sia l'esperienza dell'ascolto degli ascoltatori dell'epoca. L'eccezione più importante è rappresentata dal lavoro di Grayson Wagstaff, che ha dedicato un contributo alla musica per la liturgia dei defunti nell'innovativo volume Music as Heard, Listeners and Listening in Late Medieval and Early Modern Europe. Wagstaff ha suggerito che, cito,
Music in the Liturgy for the Dead was thought to be one way to control weeping and other inappropriate displays of emotions that betrayed people's feelings, the sadness, loss, and anger over death that were inappropriate in light of the Orthodox view of death as the door to the rewards of heaven after one had passed through the trials of purgatory. Questa lettura è fondata su un intenso lavoro analitico sul repertorio di area iberica, per molti aspetti affine alla controparte italiana, ma non ha integrato nella ricerca fonti che rivelino esplicitamente l'opinione degli ascoltatori dell'epoca. L'ipotesi di Wagstaff, quindi, si configura come una proiezione sul passato di quella che è la percezione di un musicologo moderno della musica per i defunti e del suo stile. Va da sé che non possiamo affidarci unicamente alla nostra sensibilità analitica, né tantomeno alle nostre orecchie, per ricostruire una cultura musicale dell'ascolto di 4 o 5 secoli fa. Lo scopo della mia ricerca è quindi quello di porre gli ascoltatori al centro dell'indagine, con un particolare interesse per non specialisti come il suscitato Giuliano De Ricci. Questi non specialisti erano certamente la maggioranza in eventi pubblici come le esequie e i funerali solenni, ma le loro voci non sono prese in considerazione nella letteratura musicologica. Qual era quindi la loro impressione della musica esequiale? Quali valori vi associavano? L'immagine della musica esequiale che otteniamo dalle parole di coloro che la udirono corrisponde all'attuale narrazione storiografica? La risposta che darò oggi a questa domanda è semplicemente no. E cercherò di argomentare concentrandomi sull'Italia dei decenni successivi al Concilio di Trento, circa 1560-1650. Questo focus è dovuto a due ragioni. La prima ragione, la più pragmatica, e perdonatemi la pubblicità che mi sto facendo, è che ho dedicato alla polifonia per i defunti nell'Italia post-tridentina la mia tesi di dottorato. Quindi conosco già il repertorio e le fonti a disposizione. La seconda è una ragione più seria. A partire dagli anni 60 del Cinquecento, precisamente in Italia, si assiste a una diffusione senza precedenti del repertorio polifonico per la liturgia dei defunti, cosa che ne testimonia la centralità nella cultura liturgica e musicale dell'epoca. Ciò è piuttosto sorprendente, perché prima del 1560 pochissime intonazioni musicali per la liturgia dei defunti circolavano in Italia. Ciò è dovuto anche a un'esitazione nell'eseguire polifonia durante la liturgia dei defunti, radicata nella tradizionale associazione tra polifonia e liturgie festive, come la Pasqua e il Natale. Questa esitazione viene esplicitata ancora in libri liturgici post-tridentini, come il Cerimoniale Episcoporum del 1600, che stabilisce, traduco, nella messa e nell'ufficio dei defunti non usiamo né organo né la musica che chiamano figurata, cioè la polifonia, ma il canto piano. È dunque fondamentale capire come la musica per i defunti fosse ascoltata e percepita in quelle occasioni in cui veniva eccezionalmente eseguita, come appunto le esequie solenni per i membri dell'elite. Per capire questo, ho analizzato un corpus di 97 resoconti a stampa di esequie solenni, i cosiddetti funeral books, che contengono anche una descrizione della liturgia e del suo apparato musicale. I funeral books sono resoconti ufficiali con carattere commemorativo e scopertamente propagandistico e non possono certo essere letti come resoconti fattuali. Essi rivelano tuttavia l'ideologia dei loro autori e verosimilmente di coloro che hanno commissionato le esequie solenni. E permettono quindi di ricostruire non solo come la musica esequiale fosse percepita e verbalizzata, ma anche cosa era ritenuto adatto, nonché auspicabile, per delle esequie solenni. Il termine che ricorre in assoluto più spesso nel descrivere la musica delle esequie è mestizia, o forme relative come mesta, mestissimo e quant'altro, seguito da flebile, nel senso di lacrimoso, dal latino flare. Per comprendere questi termini è opportuno considerare diversi aspetti di quello che era il clima emozionale delle esequie solenni
di età moderna. Prima di tutto, bisogna tenere presente che la liturgia dei defunti era una liturgia penitenziale, nonostante concezioni cristiane della morte come fine delle pene terrene. Già nel IX secolo, Walfrid Strabo, autore di quella che è considerata la prima storia liturgica dell'Occidente cristiano, rintraccia nella Tristitia il cardine emotivo della liturgia dei defunti. Sulla stessa linea, un liturgista del Seicento come Muzio Cappuccini nota che, e cito, «quando da noi si celebrano le esequie dei morti, veniamo a piangere e lacrimare, e non a solennizzare, per la qual causa tralasciamo i cantici di allegrezza». Cappuccini aggiunge poco dopo che i morti vanno sì pianti, ma non per la morte in sé, ma piuttosto per la morte in quanto conseguenza della natura peccaminosa dell'uomo. Il carattere penitenziale di questa liturgia rivela dunque il contesto emotivo di base in cui veniva eseguita la musica di cui mi occupo. L'esecuzione di musica polifonica era vista come una contraddizione del carattere penitenziale della liturgia dei defunti. Al contempo, però, era considerata necessaria per le esequie solenni dell'élite politica e religiosa e doveva quindi conformarsi al carattere della liturgia dei defunti secondo strategie che ho analizzato in dettaglio nel mio libro. Questa apparente contraddizione, questo status ossimorico della musica per la liturgia dei defunti, è evidente in quei funeral books che contrastano la solennità dell'esecuzione musicale con il suo contenuto affettivo, come ad esempio nel passo che leggiamo su questa slide, e cito, «fu con molta solennità cantata pontificalmente la messa con musica grande e nobile, ma mesta, come a si fatta azione, era convenevole». In un certo qual modo, esplicitandone il carattere affettivo, gli autori di funeral books legittimano la presenza stessa di musica durante le esequie, che poteva essere considerata fuori luogo in una liturgia penitenziale come quella per i defunti. Un'analisi più approfondita delle descrizioni che connotano la musica esequiale come mesta o flebile permette di comprendere le funzioni che gli autori associavano a queste emozioni. Si possono identificare due paradigmi, sì differenti ma che non si escludono l'uno con l'altro. Uno in cui le emozioni musicali rivolgono l'ascoltatore verso Dio, l'altro invece incentrato sul defunto e quelli che lo piangono. Molti funeral books rivelano il ruolo della musica esequiale nel favorire devozione, intesa come un pronto fervore verso Dio e verso le cose sacre. La musica che commuove e commuovendo favorisce la devozione è un luogo comune negli scritti dell'epoca, ma assume qui un carattere specifico venendo correlato a emozioni, tra virgolette, negative come il pianto e la tristezza. Faccio un solo esempio tra i moltissimi possibili. Simone Berti descrive l'apparato musicale per le esequie fiorentine di Maria de' Medici in questi termini, e cito, «intanto il concerto flebile delle voci gravi e sonore, che accompagnate dal suono dei musici strumenti si udivano risuonare vicendevolmente dal coro e dall'organo, mentre si offeriva a Dio sopra l'altare il verace corpo e sangue di Cristo, risvegliava maggiormente la pietà e la devozione nei cuori dei circostanti». Altri funeral books rivelano invece un'altra funzione emotiva della musica funebre, che catalizza pietà per il defunto, compassione e dolore dovuto alla perdita più che alla semplice penitenza. Compassione in particolare è un termine che ricorre spesso, ma può essere ambiguo, indicando sia compassione per il defunto. I teologi parlano di natural compassione di fronte alla morte, sia per quelli che lo piangono. Giovanni Briccio descrive la processione funebre per il cardinal Montalto e nota che fu accompagnata, cito, da un grosso coro di musica, quale alternando con i preti salmeggiavano con un canto mesto e compassionevole. Nello stesso paragrafo asserisce che il corpo del cardinale portato in processione veniva, cito, mirato da tutti con tanta mestizia, pianto e dolore di cuore che non sia possibile accennarlo nonché descriverlo. La musica è mesta e compassionevole, ovvero instilla compassione.
Questa compassione sembra però essere rivolta alle persone in lutto, private del padre, conforto dei poveri, il cardinal Montalto, piuttosto che al morto in sé, che l'autore dice si trova già o si spera si trovi in paradiso. Quest'ultimo punto introduce un aspetto che dobbiamo considerare per contestualizzare le emozioni musicali nei funeral books, ovvero il ruolo delle manifestazioni emotive nelle esequie solenni e, conseguentemente, nei loro resoconti a stampa. Manifestazioni emotive come il pianto, il lamento e quant'altro, a prescindere se reali, simulate o semplicemente ritualizzate, svolgono un importante ruolo politico e sociale nelle esequie solenni, perché rendono omaggio al morto, identificano una comunità stretta nel lutto o sottolineano rapporti di potere tra diverse comunità. È quindi comprensibile che i funeral books dedichino molto spazio alla descrizione del dolore scatenato dalla morte del personaggio commemorato, nonostante tutti gli autori si dicono certi, certissimi, che l'anima del defunto gode o godrà le gioie del paradiso. Queste fonti rivelano spesso il ruolo della musica in quella che vorrei definire una economia del lutto. La musica esequiale contribuisce alla costruzione e rappresentazione di una comunità emotiva, svolgendo quindi una funzione che è sia religiosa che politica. Vi faccio un solo esempio, tratto dal funeral book che commemora le esequie veneziane per Cosimo II de' Medici, celebrate dalla Nazione Fiorentina di Venezia, ovvero la comunità di fiorentini residenti a Venezia, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo il 25 maggio 1621. La nazione fiorentina aveva un ovvio interesse nel mettere in scena pubblicamente il proprio lutto per la morte del Granduca, e il funeral book è dedicato proprio al suo erede, Francesco II de' Medici. Secondo l'autore Giulio Strozzi, la celebrazione si aprì con una, e cito, «mestissima sinfonia atta a cavar lacrime nonché ad eccitare il dolore», seguita da una composizione su testo latino solistica. La musica di questo mottetto, di questa composizione solistica, non è sopravvissuta, ma il testo è stato stampato nel funeral book, cosa che suggerisce l'importanza attribuita al messaggio veicolato da questa composizione musicale. È piuttosto raro che i testi delle composizioni musicali vengano stampate nel funeral book, ma ciò viene fatto in questo caso. Il mottetto comincia con l'invocazione «Obus omnes attendite et videte dolorem nostrum», ovvero, o voi tutti considerate e osservate il nostro dolore, che ricorre poi tre volte come refrain nel corso della composizione. Questo verso è basato sulle lamentazioni di Geremia, libro primo, versetto 12. La scelta di proprio queste parole come incipit delle intere esequie per il Granduca è indicativa della funzione emotiva assegnata alla musica dall'autore del testo, probabilmente lo stesso Giulio Strozzi. In primis, notate che il fatto che il dolore espresso da questa composizione sia relativo alla perdita, cioè alla morte del Granduca, piuttosto che alla penitenza, è evidente dal resto del testo, che lamenta ad esempio l'essere rimasti orfani senza padre, pupilli facti sumus ab suo padre. La scelta delle lamentazioni di Geremia come fonte scritturale, come fonte di ispirazione, inoltre, crea un legame implicito con la liturgia della Settimana Santa, la settimana nella quale si commemorano gli ultimi giorni di Gesù. Le lamentazioni erano lette durante la preghiera notturna e il verso Ovos Omnes veniva cantato il Sabato Santo. Per ascoltatori avvezzi alla liturgia, ciò potrebbe aver suggerito un parallelismo tra il defunto e il Cristo, e l'uso delle lamentazioni come fonte per composizioni funebri per regnanti è tutt'altro che raro. Si nota inoltre la modifica introdotta nella fonte scritturale, che rivela il desiderio di rappresentare tramite la musica una comunità unita dal dolore. Il dolore personale delle lamentazioni di Geremia, il dolor meus, il mio dolore, diventa quello dell'intera comunità fiorentina a Venezia, il dolore nostro. L'imperativo attendite et videte, infine,
riassume perfettamente la funzione di questa rappresentazione musicale del lutto, che è messo in scena proprio per essere considerato e osservato da tutti. A fianco dei termini afferenti all'area semantica della tristezza e del pianto, due altri termini tra loro contigui vengono usati di frequente per descrivere la musica esequiale, ovvero soavità e dolcezza. La dolcezza è la categoria precipua per descrivere il bello musicale nei secoli di cui mi occupo. È talmente comune che rischia di passare inosservata. Sottolineare la dolcezza della musica è ovviamente in linea con l'intento commemorativo delle pubblicazioni scrutinate. Se la musica fu dolce o soave, ciò è garanzia della qualità dell'esecuzione. Ovviamente gli autori di Funeral Books hanno interesse nel garantire che la musica fu eccelsa. Non scriverebbero mai che l'esecuzione fu mediocre, non avrebbe nessun senso, essendo pubblicazioni commemorative e propagandistiche. Più interessante è il fatto che la dolcezza venga praticamente sempre associata a termini afferenti all'ambito semantico della tristezza, come vedete in alcuni esempi che ho raccolto sulla slide, ma ce ne sono decine e decine. Ad esempio, dolce ma grave mesta melodia, oppure soave o mesto concento, dolce e mesti concenti, eccetera. Questi cluster retorici vanno interpretati da diverse prospettive. In primis, essi vanno letti da un punto di vista puramente retorico e rispondono a un gusto per l'ossimoro che era in voga all'epoca. Ciò appare con evidenza, ad esempio, nella descrizione che Antonio Salmazia fa delle esequie per Vincenzo II Gonzaga, accompagnate da, e cito, musica reale, conforme all'occasione, con un mischio di dolce mestizia e di flebile dolcezza. Un secondo aspetto da tenere presente è il rapporto tra apparati funebri, lugubri, e diletto estetico. Dalla seconda metà del Cinquecento si impone in Italia un gusto macabro nella realizzazione degli apparati funebri per le esequie solenni. E i funeral books sono zeppi di descrizioni che contrastano l'artificio e la bellezza degli apparati con il loro carattere lugubre e funebre. Per fare un solo esempio tra le centinaia possibili, gli apparati funebri per le esequie di Cosimo I de' Medici sono descritti in questi termini, e cito: la compagnia fu parata tutta nero con ritratti bellissimi di morte e rasce, che facevano festoni attorno alle volte, cosa vaga circa l'ordine del composto, ma terribile per l'oscurità del dolore e per la cosa che le rappresentavano. Le descrizioni ossimoriche della musica esequiale, quindi, vanno lette anche attraverso questa tensione tra diletto estetico e carattere lugubre, che interessa l'apparato delle esequie solenni nel suo complesso, e quindi statue, quadri e quant'altro. C'è sempre questa tensione tra dimensione estetica e dimensione funebre. Infine, un terzo e, a mio modo di vedere, più importante elemento consente di comprendere i riferimenti alla mesta dolcezza o dolce mestizia della musica esequiale, rivelando il ruolo svolto della musica in quella che è la drammaturgia emotiva della liturgia dei defunti, sospesa tra lutto e speranza. Nonostante la liturgia dei defunti fosse una liturgia penitenziale, infatti, il suo clima emotivo non era univocamente ed esclusivamente votato alla tristezza. Vediamo anzi la liturgia dei defunti farsi carico di manifestazioni emotive ambivalenti e contrastanti, che rispondono a una precisa concezione della morte e dei suoi riti. Per illustrare questo punto, vorrei discutere molto brevemente un'altra tipologia di fonte di cui mi occupo nella mia ricerca, ovvero i sermoni funebri. Questi venivano recitati durante le esequie e spesso pubblicati assieme ai funeral books, e in molti casi offrono all'assemblea una interpretazione del rito esequiale. Un esempio tipico è il sermone recitato dall'arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, San Carlo, nel 1581 per le esequie di Anna d'Austria, regina di Spagna. Questo sermone dice moltissime cose interessanti e non c'è il tempo di discuterle tutte. Voglio solo farvi notare che Borromeo non ha un'attitudine negativa nei confronti della tristezza e del pianto. Al contrario,
riconosce il pianto come una reazione umana all'orrore della morte. Aggiunge tuttavia un punto fondamentale, e cito in persona San Carlo Borromeo in questo momento. Due cose, figliuoli, principalmente fra sé molto differenti, congiunge la Santa Chiesa in questo ufficio ed azione funerale, le quali due cose sono mestizia e consolazione. Impero che da una parte il color nero, i vestiti lugubri, i canti e le voci dolenti della Chiesa, tutte queste cose ci invitano a mestizia. Dall'altra parte quest'ordine di lumi innumerabili, tante voci e concenti di divine laudi, rappresentano splendor di gloria, danno testimonio di viva speranza e ci arrecano consolazione cristiana. Secondo Borromeo, dunque, la liturgia dei defunti congiunge emozioni contrastanti e l'apparato musicale si fa carico di entrambi i poli emotivi. È interessante notare che Borromeo sembra considerare il canto piano, i canti e le voci dolenti della Chiesa, come espressione di mestizia, mentre la polifonia, i concenti di divine laudi, appunto, evocherebbe lo splendore della gloria celeste, consolando quindi l'assemblea. L'idea che canto piano e polifonia facciano riferimento a due differenti poli emotivi ha una lunga storia che non posso ripercorrere oggi, e non penso nemmeno che dobbiamo leggere le parole di Borromeo troppo alla lettera. Ci tengo però a sottolineare che le categorie di mestizia e consolazione consentono di comprendere più appieno il vocabolario emotivo usato per descrivere la musica funebre. Ritengo infatti che questa dicotomia, che ritroviamo anche in altri autori, offre il contesto per comprendere concezioni della musica funebre come dolce e triste, rivelando una visione ossimorica della liturgia dei defunti, dei suoi obiettivi e anche del suo spazio sonoro. Che la dolcezza della musica esequiale non avesse solo una dimensione estetica emerge da innumerevoli fonti che la pongono in relazione con l'armonia delle sfere e quindi con lo spazio sonoro del paradiso. Un notissimo passo dal Sommo Scipione di Macrobio, costantemente citato anche nel 5-600, motiva la presenza di musica nelle cerimonie funebri in questi termini, e cito in traduzione. Macrobio scrive: «Le tradizioni di moltissime genti o regioni stabilirono che bisognava anche accompagnare i defunti alla sepoltura con il canto per questo convincimento, secondo cui si crede che le anime, dopo la dipartita, ritornino all'origine della dolcezza della musica, cioè al cielo. In alcuni casi, la polifonia eseguita alle esequie è messa in diretta relazione con l'esperienza sonora di cui gode o godrà il defunto, e può quindi svolgere una funzione consolatoria per l'assemblea». Vediamo questo esempio tratto dal Funeral Book per le esequie del gesuita Giorgio Giustiniani, celebratesi a Bologna nel 1644. Cito, e fate caso anche alla posizione delle parole chiave. Cito: «Risuonarono i metri musicali nell'ufficio e nella messa, con dilettevole ma lugubre armonia, e sollecitando l'udito, ingerivano negli animi affetti di compassione, che poi degeneravano in intensissima gioia, stimando quel soave rimbombo un picciolo saggio tramandato quaggiù dal padre Giorgio per gli ineffabili concenti che gode fra i cori angelici». Descrizioni come questa, in cui la musica esequiale attiva una drammaturgia emotiva che va dalla mestizia alla gioia, ci invitano a considerare la liturgia dei defunti e la sua musica come una narrativa che accomoda stati emotivi differenti, nonostante il suo carattere penitenziale. Che la musica sacra potesse svolgere da mappa emotiva per il fedele è suggerito anche in altre fonti, come ad esempio il contrasto musico di Grazioso Uberti. Uberti scrive, cito: «Mentre il coro usa lo stile flebile e poi lo varia nell'allegro, così potrebbe il divoto, tra se stesso, dolersi delle sue colpe e al fine consolarsi nella misericordia del Signore». Per concludere, spero di aver dimostrato la proficuità di prendere sul serio le brevi e spesso apparentemente generiche descrizioni della musica che appaiono in fonti testuali, come i resoconti di esequie.
Esse non hanno il dettaglio o la precisione tecnica della trattatistica musicale, ma consentono non di meno di ricostruire l'immaginario di ascoltatori colti, ma non professionisti, riguardo a un repertorio affascinante e particolare come quello per la liturgia dei defunti. Come ho accennato, la storiografia musicologica tende a ignorare o addirittura a negare l'affettività, l'emotività di questo repertorio, soprattutto perché non vi si ritraccia la scoperta espressività che caratterizza invece repertori come il madrigale, l'opera e quant'altro. È non di meno evidente che gli ascoltatori dell'epoca concepivano la musica funebre proprio tramite gli stati emotivi che essa era in grado di rappresentare e o indurre. Come ciò avvenisse dal punto di vista tecnico-musicale è argomento per un'altra relazione. Ci tengo però a sottolineare che non basta prendere in considerazione le note che troviamo nelle stampe e manoscritti musicali, ma è fondamentale studiare anche aspetti di prassi esecutiva, il come veniva eseguita la musica, non solo come veniva composta, che potevano influire grandemente sulla costruzione dell'affetto della composizione polifonica. E vi ringrazio per l'attenzione. Beh, grazie mille Antonio, anche per la tempistica, ma anche per la relazione, soprattutto per aver provato a ridurre questioni che immagino siano ben più complesse dal punto di vista musicologico, anche in termini potabili, anche per noi neofiti, diciamo. E anche grazie per questo, aver mostrato questo intreccio sicuramente proficuo tra storia delle emozioni, o storia anche della ricezione e musicologia, che insomma mi ha ricordato, insomma, temi affrontati in maniera analoga per altri progetti di ricerca sull'oralità che affrontano in campi diversi questioni abbastanza simili, quelle dell'esperienza dell'ascoltatore, dell'esecuzione, della performance, che credo che insomma intrecino anche ricerche di altre persone che vedo qui nelle iconcine. Prima di lasciare, sì, io vi ricordo la modalità che utilizziamo per fare domande o per delle curiosità per Antonio, è quella della chat. E poi per chi vorrà fermarsi invece 5-10 minuti dopo, una volta chiusa la registrazione, magari possiamo fare anche due chiacchiere de viso, un po' più informali, no? Non ti registreremo. Nel frattempo magari insomma utilizzo il mio privilegio di... poi c'è Tiziana Plebani che ha una domanda, allora intanto che magari diamo il tempo di digitare ti chiedo un paio di curiosità proprio da... neofita, però ce l'ho qui. La prima era proprio davvero banale, riguardo gli spazi pubblici in cui avvenivano queste, cioè spazi più o meno pubblici in cui avvenivano queste performance musicali. Magari chiedo un'idea, erano solamente chiese o c'erano anche spazi aperti, così, all'interno del contesto urbano? Ti faccio due o tre domande proprio for dummies, in un certo senso. Rispondere a questa subito, sennò... Sì, vai, vai. In realtà ho tagliato un aspetto fondamentale per non complicare le cose ulteriormente. Ovviamente musica di carattere più strettamente liturgico era eseguita quasi esclusivamente nelle chiese dove si celebravano le esequie, e abbiamo o anche numerose informazioni rispetto alla posizione dei musicisti nella chiesa, si può capire qual è, si può tentare di capire qual era l'impatto sonoro. In realtà il fulcro poi pubblico delle esequie solenni erano le immancabili processioni funebri in cui il cadavere o un simulacro del cadavere veniva trasportato per vie lunghissime attraverso la città. Ovviamente la lunghezza della via dipendeva anche dallo status del personaggio, insomma era. E in quel caso si faceva musica spesso in un tipo un po' diverso. Ci sono tantissime descrizioni di esecuzioni di gruppi di tamburi, trombe, che hanno anche, vengono sempre descritte con un vocabolario emotivo che è simile ma non uguale a quello usato per la musica liturgica. C'è chiaramente questi gruppi strumentali o strumentali vocali palesemente svolgono una funzione fondamentale nel rappresentare dal punto di vista sonoro il lutto, secondo tradizioni esecutive
che sembrano essere molto comuni nell'Italia del Cinquecento, ad esempio l'uso di sordine nella tromba che rende il suono roco e un po' smorto, è considerato tipico della musica funebre. Tant'è che quando al Carnevale fiorentino di inizio Cinquecento, questa è un'informazione che ci dà Vasari, si mette in scena un trionfo della morte al Carnevale, si suonano trombe con sordina, perché il suono della tromba con sordina evoca probabilmente automaticamente il suono del funerale, quindi viene associato anche al trionfo della morte in un contesto carnevalesco che non è liturgico. E ci sono altre poi strategie cerimoniali come il silenzio delle trombe, ci sono le trombe ma non suonano. E tutti i commentatori interpretano il fatto che non suonano perché sono sopraffatte dal lutto e quindi non possono fare musica. C'è tutta la tradizione del silenzio come espressione massima del dolore che deriva dai salmi e dal salmo superfluo della Babilonia, in cui gli ebrei non possono cantare perché sono in terra straniera, c'è tutta questa retorica dall'assenza di musica come espressione del lutto. Però appunto questo riguarda più le processioni funebri, che è un argomento di cui mi occupo, ma che ho lasciato un attimo da parte. E quelle interessavano certamente l'intero spazio, forse non l'intero, ma una parte molto più cospicua dello spazio della città. Okay. L'altra domanda, anche qui, l'hai forse un po' toccata nella relazione, era sempre da neofita. Qual è il, cioè, questi erano tutti, diciamo, esequie o cerimoniali funebri di persone di un certo livello sociale. C'è una differenza più o meno sostanziale? Mi sembra che l'hai accennato a un certo punto, che insomma le esequie solenni avevano, adesso mi sono perso anche gli appunti che mi ero fatto, però insomma, la domanda banalissima era, per persone di un strato sociale inferiore, qual era? C'era della musica anche per, non so, per il funerale di un artigiano, di un mercante, piuttosto che di Cosimo II, e che musica? Ovviamente, come credo, il problema, tutti quelli di che si occupano dei riti funebri affrontano nel Cinquecento, ma penso anche nel Medioevo, affrontano lo stesso problema, che è molto più facile occuparsi dell'elite perché ci sono molte più documentazioni rispetto a. Nel mio caso, quello che ho fatto io, o che ho provato a fare, in linea di principio, la musica polifonica è consentita solo per l'elite, il vescovo sì, il canonico no. Nella pratica era molto più complessa. In generale, probabilmente avrebbero avuto forme di musica più semplice, chi poteva permetterselo poteva chiamare cantori che seguivano canto piano. Ho potuto però rintracciare delle tracce di processi di mimesi sociale, diciamo, tra i vari strati della società, come è ovvio se alcune parti della società che hanno i mezzi, ma non lo status, ovviamente cercavano di imitare quello che è anche l'apparato sonoro musicale dell'elite. E ho trovato numerose informazioni nel corpus di leggi suntuarie che spessissimo vietano l'uso di musica polifonica, di strumenti per le esequie, a meno che non si sia il vescovo, per semplificare. Questo fa vedere che c'era un desiderio di fasce meno importante della società di avere lo stesso tipo di apparato musicale. Quanto questo avvenisse, io ho la sensazione che ciò avvenisse anche molto, perché se la legge suntuaria lo vietano, alla fine è la solita questione che tutto sommato forse doveva avvenire. Certo non gli ultimi straccioni, ma persone a Venezia che avevano abbastanza soldi per prendere quattro cantori e farli cantare un salmo, penso ce ne fossero. Quindi Bene, sì, io ho anche un altro paio di domande, posso farle anche dopo. Tiziana, non so se vuoi, preferisci far la voce? sì, Far la voce. sì, faccio la voce, no, sono presente. Beh, intanto complimenti davvero per la relazione, Antonio, che ho trovato raffinata e molto, molto, molto interessante, soprattutto anche per le cose di cui mi occupo io, e adesso non so se è andato via, c'è Alessandro Arcangeli. E sì, no, anch'io avevo una domanda simile a quella che ha fatto Massimo. No, credo anch'io, tra l'altro, che a Venezia c'è un uso di mu musica pubblica molto, molto diffusa. Adesso non sono anch'io un'esperta, ma quello che ti volevo chiedere è se in queste descrizioni
riguardante, insomma, mi interessa gli ascoltatori, sensazioni ed emozioni degli ascoltatori. C'è qualche distinzione tra ascoltatori, appunto, di lì, nel tuo caso, i ceti, insomma, forse il ceto è il medesimo, magari con alcune differenziazioni comunque tra, non so, dignitari e anche di genere, cioè se c'è qualche distinzione sui commenti, sulle sensazioni provate da uomini e donne e di uomini e donne di diverso livello sociale, seppure insomma erano certamente nel tuo caso di ceti superiori. Ecco questo. Grazie alla domanda. È un problema del corpus di fonti. Gli autori sono esclusivamente maschi. La cosa che posso dire a riguardo è che la differenza sostanziale che noto è che c'è una, alcuni autori sembrano avere una maggiore cultura musicale, molto pochi in realtà. Ci sono due o tre autori che hanno palesemente una cultura musicale un pochino più raffinata e quindi usano quelli che sono i tropi della tradizione musicale dell'epoca, cioè si richiamano alle teorie classiche, la tonica sui modi, toni che influenzano l'anima, così. Gli altri invece hanno sempre appunti molto molto generici, molto, molto semplici, anche molto intuitivi, la musica era mesta. E questa è forse la cosa che accomuna un po' tutti. La cosa che ho notato interessante, che a me ha stupito per parlare di questioni di genere, è che non c'è una differenziazione, non colgo una differenziazione sul punto di vista dell'apparato musicale tra esempio per uomini e esempio per donne. Ad esempio il corpo di trombe e tamburi, che nel Medioevo è sempre associato a dignità militari, nell'età del 500 partecipa alle processioni funebri anche per la regina di Spagna, che è ovviamente regina, ma che non ha non c'è un'ideologia militare associata alla sua figura. È una cosa che io ho notato, non me ne sono occupato direttamente. Mi piacerebbe scoprire qual è la logica dietro, perché so che nei cerimoniali inglesi nel 600 sono molto rigidi sul chi può avere trombe e tamburi nella processione funebri e quanti. Nelle fonti italiane che ho io sembra esserci una certa flessibilità, o forse un cerimoniale che non conosco. Grazie. Ok, sì, vi chiediamo se magari potete fare per questo primo giro le domande in chat, perché sennò dobbiamo fare firmare la liberatoria per la registrazione a tutte e a tutti, per cui Tiziana ha avuto una delega speciale, ma l'ultima per i prossimi. No, c'era Mattia Corso che voleva fare una domanda, per cui abbiamo chiesto anche lui se può magari digitarla in chat. E Fabrizio... Umberto Cecchinato, vabbè, vado io, leggo Fabrizio, che ti ringrazio ovviamente, deve andare a far lezione, per cui gli diamo la precedenza senza dubbio, anche lui segue un po' la mia domanda e anche gli da neofita, pensando ai sentimenti, emozioni, come gli spazi pubblici non erano essenziali come supporto alla musica, per cui la combinazione tra musica, spazio ed effimero, uso di panneggi, di particolari colori, catafalchi, iconografia, insomma tutto questo ensemble. Lo stesso ti chiede, vale anche nelle confraternite che seguono i funerali di vari ceti oppure no? Non so se è una domanda retorica. La cosa che posso dire da musicologo in questa, la cosa che mi ha stupito, è che la sensazione è che tutti cercano di fare più la stessa cosa con le differenze di fondi, ovviamente il Comune di Toscana ha più fondi della confraternita dell'Arcangelo a quelle di Firenze. La cosa interessante è che ho notato molte descrizioni in cui il portato emotivo della musica viene posto in relazione con aspetti di natura visuale, su come i cantanti erano vestiti, su come i tamburi erano coperti di panno nero, o gli organi, che per noi è una cosa ovvia, cioè noi ci pensiamo, andiamo a vedere le esecuzioni di musica metal, il come il chitarrista metal è
pettinato, vestito, influisce tantissimo sulla nostra percezione del genere e del contenuto di quel repertorio. O se andiamo a un funerale, il fatto che la gente sia vestita da funerale ovviamente ci influenza. E ho notato che molti di questi autori mettono in relazione la musica con le candele, la musica con i vestiti, la musica, ed è una cosa che la musicologia ovviamente non ha mai preso in considerazione, perché la musicologia si è sempre concentrata sulla musica, come che se la musica potesse esistere fuori dal suo contesto cerimoniale. E queste fonti sono molto affascinanti per quello, perché fanno vedere come nella percezione dell'ascoltatore, no, che non è medio ma un graffatore colto, la musica compenetrasse e fosse una cosa a fianco di tante altre che concorrono nell'esprimere quello che è il clima emotivo delle esequie sospese da un lato tra il lutto, il peccato e la penitenza e la speranza per il futuro in paradiso. Non so se è una risposta però a quello che ho. Sì, poi peraltro Fabrizio faceva anche un'aggiunta, suggeriva appunto la visita alla Cappella di Santa Caterina in Santa Maria della Scala Siena, appunto in questo buio, oscuro, teste di Baria, di Bar, appunto restituisse un'impressione piuttosto forte anche in questo senso. Umberto Cecchinato, che anche si occupa insomma di temi non analoghi, però insomma la performance ha un impatto forte anche sulle sue ricerche, ti chiede invece qualcosa riguardo le fonti. E a proposito dei musici che intervenivano in queste occasioni, si hanno lasciato appunto traccia in altre fonti, ad esempio dice lui libri di entrata, uscita, quant'altro, e se c'è la possibilità di identificarli in qualche modo. Anch'io, sì, allora... Anche qui se ti chiedevo anch'io a proposito delle fonti così... magari allora, praticamente sì, in molti casi no, però... Spesso i film Lux nominano il maestro di cappella, o se non lo fanno è facile ricostruire chi era responsabile del tal giorno per la chiesa. E, i musicisti in sé non è così facile. So da colleghi che lavorano su Venezia che ci sono degli studi sulle compagnie di suonatori che partecipavano alle cerimonie funebri, e quindi in alcuni casi penso sia forse possibile sapere chi erano queste persone. Io personalmente non me ne occupo perché al di là che sarebbe una mole di lavoro inconcepibile, ma quello che mi interessa sostanzialmente è vedere, cioè mettere da parte i musicisti, i professionisti e i compositori per un attimo. Me ne sono occupato nel mio libro di questi compositori, e l'idea è proprio quella di occuparmi, di dare voce nella musicologia agli ascoltatori, anche se fanno commenti sulla musica che sembrano veramente non particolarmente intelligenti, diciamo. Sì, anch'io a proposito delle fonti mi chiedevo se probabilmente le hai utilizzate anche delle cronache o cose, fonti di questo tipo. Ovviamente sono lo strumento più semplice per trovare anche un elemento legato alla ricezione o all'esperienza o alla reazione del pubblico, degli spettatori. Ho lavorato molto sulla cronatistica ferrarese e devo dire che il lessico è molto simile al finale. Si vede se la prossimità culturale, ogni tanto sono gli stessi autori. Le ho escluse in questa ricerca perché mi piaceva l'idea di avere un corpus omogeneo, pubblico. Con la cronaca ogni tanto è difficile capire se è una cronaca privata, se c'è, cioè, cos'è. Mentre col funeral book sono una stampa, sono commemorativi, sono tutte fonti abbastanza simili tra di loro come caratteristiche, e quindi questo le ho scelte perché questo mi permette di fare dei confronti che appunto senza rischiare di confrontare pere e carciofi. Bene, e allora Mattia Corso ha una domanda elaborata che preferisce rivolgerti dopo e ne avrà facoltà, purché non sia una domanda da 12 minuti. E Fabrizio, appunto, anche lui sì, insomma, sottolineava come spesso gli storici dell'arte e dell'architettura, ma dico io non solo loro, anche gli storici di tout court sottovalutano, o meglio, sottovalutavano la musica. Infatti, una delle, insomma, non dico che sia una delle nuove frontiere, però una delle nuove acquisizioni storiografiche
degli ultimi 5-10 anni, probabilmente l'attenzione al soundscapes, anche nella storia sociale, vorrei dire. E ecco, invece, venendo forse a temi insomma, più che affrontano la questione musicologica un po' più direttamente, Marcello Mazzetti ti ringrazia per la bellissima relazione e voleva chiederti come nella dicotomia tra canto piano, che tu hai definito con le parole di Borromeo, legato alla mestizia, e la polifonia che riguarda più la sfera dello sfarzo e della pompa, come tu vedi e collochi le descrizioni modali legate al canto piano, che nella artistica seicentesca riflettono anche altri stati emotivi rispetto a quelli, a quello più legato al lutto. Marcello, modali nel senso di teoria dei modi? Scrivi un sì o no in chat. Poi ci chiarisci anche a noi la differenza. La quale chiederò a Marcello di chiarirla a me. Ma se penso di aver capito che descrizioni modali nel senso di teoria dei modi. La questione è che il canto piano, il cosiddetto gregoriano, nella statistica musicale dell'epoca si fa carico di diversi stati emotivi. Perfetto, sì, grazie. Allora, il canto piano si fa carico di diversi stati emotivi. Il trattatista musicale dell'epoca non è convinto che il canto piano sia sempre triste. Anzi, il canto piano, ovviamente, siccome accompagna l'anno liturgico, può esprimere tantissimi stati emotivi differenti che rispondono al momento, se è la festa pasquale o se è la settimana santa. E quindi Marcello mi chiede giustamente come mettere insieme questo tipo di informazioni in cui un autore, tra l'altro anche importante come Borromeo, che tra l'altro si intendeva di musica, sembra dividere il mondo musicale in maniera anche un po' semplicistica tra canto piano triste, polifonia allegra. E io penso che la risposta a questa questione sia, da un lato, che ci sono, si intersecano nel dibattito sulla musica sacra all'epoca diversi livelli e diverse tradizioni. Io penso che bisogna tenere separato il discorso sull'affettività della musica che troviamo nei funeral books, nei sermoni, che sono rivolte a un pubblico ampio, che sono scritte molto spesso da gente che magari di teoria musicale sa poco, ma anche se fosse così, sono rivolte a un pubblico ampio. Sono sermoni pubblici che si fanno davanti a centinaia di persone. E dobbiamo tenere questi testi separati, secondo me, dalla trattatistica musicale sul canto piano che era dedicata a una ristretta minoranza di esperti di musica. Io non sarei stupito se la maggioranza dell'ascoltatore del 600, a prescindere che le sottigliezze della teoria dei modi ci dimostrino che il graduale Natale è allegro, potesse magari percepire il canto piano come forse generalmente lamentoso o più lamentoso della polifonia. Io vedo che i miei studenti, se facciamo sentire agli studenti di musicologia del 2021 l'antifona pasquale in canto gregoriano, la loro reazione non è che musica allegra, perché ormai il loro mondo sonoro è troppo alieno da quel mondo. E io penso che diverse forme di emotività musicale legate anche alle proprie esperienze sonore e alla propria educazione musicale potessero coesistere facilmente nel 600. E quindi penso che sia importante distinguere e separare le tradizioni. E non, io infatti cerco sempre di non usare teorici musicali per spiegare quello che trovo nei miei funeral books, perché penso che sia un'operazione potenzialmente rischiosa, perché si mescolano dei livelli differenti. Sì, è una risposta, Marcello, ma ne parliamo anche privatamente volentieri. Bene, intanto Mattia Corso è riuscito almeno a ridurre in tre righe la questione. Vabbè, ti ringrazio anche lui per la reazione e ha iniziato pure a leggere il tuo libro, per cui devi almeno un caffè.
E ti chiede se per caso ti è capitato di trovare relazioni dove i partecipanti al rito ponessero in relazione la qualità del canto al risultato ottenuto, meglio, auspicato dal rito, cioè l'intercessione divina. Risposta è semplicissima, no, è la cosa più interessante proprio forse che ci sono alcune cose su cui sto lavorando, però in soldoni generalmente gli autori di cui mi sono occupato sono d'accordo nel considerare la musica alla stregua delle candele, degli apparati, dei drappi, delle statue importantissime, bellissime e quant'altro, ma alla fine quello che conta veramente è il sacrificio eucaristico. Il sacrificio eucaristico funziona benissimo a prescindere dalle candele, dalla musica e quant'altro. È una cosa molto dibattuta, perché soprattutto negli anni in cui molte città italiane impongono forti leggi sontuarie sui riti funebri, alcuni parte della Chiesa le vedono come forte limitazione della libertà ecclesiastica, quindi si oppongono, quindi sostengono che non si può perché più gente partecipa alle esequie, meglio è, perché ci sono più preghiere. Quindi c'è una tensione forte tra lì, c'è l'idea che la pompa sia funzionale all'intercessione. Però la mia sensazione è che ci sia una percezione chiara della differenza fondamentale tra quello che fa veramente l'intercessione, che è il sacrificio eucaristico, e tutto il resto, che se c'è bene, ma se non c'è, va bene comunque, dal punto di vista teologico. Bene, e Giulia Zanon, anche lei ovviamente ti fa i complimenti, e dice, ho trovato una fonte veneziana seicentesca relativa a una confraternita che tamburi, trombe simili venissero vietati per messe e feste in quanto strumenti bellici. Mi chiedevo quindi che ruolo avessero a livello emotivo nelle esequie, visto che si parlava di mestizia e dolcezza. Grazie per la domanda. Allora, bisogna fare dei distinguo. Nel 5-600, l'immaginario musicale, le esequie, in questo immaginario convergono tradizioni differenti, la tradizione della musica liturgica e una serie di tradizioni che derivano da quello che sono usi cla della classicità, perché all'epoca in cui si pubblicano tantissimi trattati sulle esequie, all'epoca dei romani, le esequie dei greci e quant'altro. Quindi la presenza di strumenti musicali durante le processioni funebri viene spesso interpretata tramite il fatto che questi strumenti latini e quant'altro, più o meno trombe, diciamo, ci fossero anche durante la classicità. Quindi vengono spesso dette come immagini della fama, della gloria del morto, piuttosto che del giorno del giudizio. Che noi ci aspetteremo una tromba a un funerale, la prima cosa che penso io è Dies Irae, Dies Illa, e la tromba del giorno del giudizio. Questa immagine qua non c'è praticamente mai. C'è piuttosto l'immagine della fama. Poi nei casi in cui il morto aveva una carica militare, ovviamente le trombe e i tamburi hanno una centralità di un certo tipo. Quello che ho detto prima, e posso anche ripetere, è che comunque sono presenti questi strumenti tipo trombe e tamburi, c'è palesemente un'aspettativa da parte degli ascoltatori e da parte della tradizione cerimoniale dell'epoca che venissero rispettate delle tradizioni di prassi esecutiva, che andassero a rispettare il contesto funebre. Quindi, appunto, trombe con sordina e tamburi scordati, ovvero i tamburi avevano un cilindro in legno con una pelle sopra. Scordarlo voleva dire semplicemente allentare le corde che tenevano la pelle in tensione, in modo da ottenere un suono più cupo, più profondo, cupo, meno squillante. C'è un'estetica del suono funebre all'epoca, che è quello di un suono forse più, non più, più piano, semplicemente non così forte come nelle altre occasioni. I tamburi si scordano, le trombe mettono la sordina, gli organi si suonano però con gli sportelli chiusi, e quindi dà questo suono più ovattato,
E tutto questo risponde alla necessità di poter adattare il suono della musica a quello che è il contesto penitenziale e luttuoso delle esequie. Sì, quindi anche in questo caso effettivamente ci dimostri come leggere la musica sulla carta sia perdere l'80% della realtà, tra virgolette. Quindi Jessica Ottelli, anche lei ti ringrazia per la relazione, ti chiede per curiosità se nelle fonti che hai consultato hai indicato l'ordine della processione e in casa dove si collochino i cantori, se nel corteo oppure in chiesa, o se siano date delle informazioni di qualche genere a riguardo. Sì, ci sono moltissime informazioni a riguardo, ci sono varie tradizioni ovviamente, una cosa che in generale che ho notato spesso è che ad esempio i gruppi di trombe e tamburi vengono spesso collocati in posizioni molto simboliche, molto vicini al morto o ai simboli del potere. Ad esempio alle esequie per Ercole d'Este i tamburi precedono immediatamente il suo cavallo, i suoi speroni, la sua spada, che sono proprio che era il cavallo senza cavaliere che rappresenta che Duca è morto, e i tamburi e le trombe sono proprio lì, quindi annunciano col suono la presenza del Duca morto. E poi ci sono anche altre soluzioni, ho trovato esempi in cui vennero costruiti degli archi lungo la strada dove doveva passare la processione, archi funebri con dei drappi neri, candele, e dentro questi archi stavano dei cantori che cantavano delle composizioni meste e funerali, come dice il cronachista. Poi all'interno della chiesa ancora si utilizzavano tutte quelle strategie di spazializzazione della musica che conosciamo anche in altri contesti, cioè che si mettevano i musicisti su vari pulpiti, sull'organo, all'altare, in modo da poter sfruttare appunto giochi che possiamo definire stereofonici, appunto di avere diverse fonti sonore disposte in varie posizioni della chiesa. Questa però non è una caratteristica solamente della musica funebre, ma una cosa che si faceva in qualunque tipo di celebrazione liturgica all'epoca.